Guardate, Don Camillo, se suona le campane non è per festeggiare la sua vittoria, ma perché è contento della felicità del suo vecchio nemico Peppone. Sono ormai molti anni che dura la loro lotta. Partirono insieme per la guerra e insieme ritornarono. Sempre insieme e sempre avversari. Una notte un'antica bicocca disabitata, detta Casa Vecchia, cominciò a bruciare e tutto il paese accorse stupito vedendo bruciare un ammasso di pietre dove a rigor di logica non ci doveva essere niente da bruciare. Senti, io vorrei sapere come mai quei sassi bruciano. Fermo, Don Camillo! Indietro! Indietro! Ma di che ti impicci? Ma io non mi impiccio, dico che la sciocchezza esporsi per niente ad un pericolo. Ma che pericolo? Sono sassi che bruciano. Ma no, c'è punto di benzina, potrebbe essere... Okay. Potrebbe esserci qualcosa d'altro. E che cosa, per esempio? No, io non so niente. Perché tu credi? Io non credo a niente. Ti secca, che i tuoi gregari ti vedano prendere lezioni di coraggio da un pretonzolo reazionario. Fermati! Un corno! Andate a dinocchiare i vostri gerani! Vedremo che di noi due ha paura! Fermati, Don Camillo! Sarebbe stato meglio che vi avessi lasciato andare avanti. Avrei avuto il piacere di veder saltare per aria il prete più reazionario del mondo. No, mi sarei sempre fermato in tempo. Perché? Perché sapevo che in cantina c'erano 6 bidoni di benzina, 300 granate, 95 fucili, 2 casse di munizioni, 7 mitragliatori e 3 quintali di esplosivo. Ti stupisce? Ho fatto l'inventario del tuo deposito prima di incendiarlo. Io dovrei ammazzarvi. Ammazzare me? Non è facile. Ma in fondo voi mi avete fatto un piacere. Quella maledetta roba mi pesava sulla coscienza. Ma voi avete detto che i mitra erano 7, invece erano 8. Chi ha preso l'altro? Ma l'ho preso io. E quando la rivoluzione proletaria scoppierà, stai lontano dalla canonica. Ci ritroveremo all'inferno.